5 key points sulla correzione delle seconde classi scheletriche facciali. Punto numero 1, di che cosa si tratta? Beh, è una condizione clinica che generalmente il paziente di cui è affetto non si rende spesso conto. Il paziente è caratterizzato essenzialmente dal cosiddetto profilo a becco d'uccello. In lateralità vedremo la mandibola molto retrusa, con un mento sfuggente e questo naso particolarmente prominente. Punto numero 2, a che cosa è dovuta questo tipo di problematica? Beh, di base da un ridotto accrescimento di quella che è la mandibola. Proprio per questo il naso apparirà particolarmente pronunciato, ma non perché in realtà è molto presente, ma perché fondamentalmente manca quello che è il punto di riferimento del mento, la proiezione del mento. E quindi il paziente avrà mento sfuggente e il naso pronunciato, e proprio per questo avrà un profilo noto come profilo a becco d'uccello. Punto numero 3, come si corregge? Beh, l'unico modo che abbiamo per correggere questo tipo di deformità scheletrica è rappresentato da un intervento chirurgico noto con il nome di chirurgia ortognatica. Nel corso di questo tipo di intervento vengono eseguite delle fratture a carico del mascellare superiore e della mandibola, che vengono riarrangiate tridimensionalmente tra di loro, ma soprattutto andiamo a dare proiezione alla mandibola ed è come se creassimo una sorta di lifting reverse, ovvero andiamo a dare supporto ai tessuti molli proiettando i tessuti duri, e questo determina anche un netto ringiovanimento dell'immagine facciale del nostro paziente. Numero 4, questo intervento viene eseguito in anestesia generale naturalmente, e come tutti gli interventi di chirurgia ossea facciale determinerà un discreto gonfiore che perdurerà per qualche settimana. Punto numero 5, come per tutti gli interventi di malformativa facciale, in questo caso dovendo riarrangiare le ossa del mascellare superiore e della mandibola tra di loro, sarà naturalmente molto importante collaborare con un dentista specializzato in ortodonzia, ovvero quella branca che si occupa del movimento dei denti, in modo tale che o prima dell'intervento o dopo l'intervento, in base a quella che è la filosofia di pensiero del chirurgo e dell'ortodontista, i denti dovranno essere mossi in modo tale da accogliere nel modo più stabile possibile questo nuovo riarrangiamento tridimensionale tra il mascellare superiore e la mandibola, che generalmente vengono bloccati tra di loro e si crea questa sorta di movimento chiamato counterclockwise rotation, ed è quello che ci permette di dare l'opportuna proiezione del mento e garantire quindi un profilo ottimale al nostro paziente. Alla prossima!